Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a parte numero 26 del Let's Play di Dragon Quest 9 Sentinelle del Cielo. Eravamo tipo nei sotterranei dell'Accademia Studiorum e stavamo indagando a un caso di ragazzi che stanno scomparendo. Uno dei ragazzi è stato impossessato da un fantasma e è stato condotto qui. Ora noi lo stiamo seguendo per vedere cosa c'è dietro tutto questo. Fra poco c'è un boss che è molto molto forte e onestamente mi sembra abbastanza impossibile batterlo senza che nessuno di nostri muoia. Probabilmente qualcuno di noi morirà, quasi sicuro. Non ti ho toccato, dai, non ti ho toccato. Qui è pieno di corridoi così stretti che se compare un nemico è obbligatorio batterlo. Quanto gli dà? Mi sa che Rosa ha un po' troppa cura magica, nel senso non ne ha più così tanto, cioè non gli serve così tanto, secondo me. Uno di voi mi ha fatto notare che tipo Rosa ha quasi il vestito che ha tipo all'inizio del gioco, uno dei primi vestiti che ha e ce l'ha ancora e effettivamente sì, fra poco lo dovrò cambiare. Il fatto che l'Accademia Studiorum le cose che vendono fanno abbastanza schifo. C'è una cosa che è abbastanza buona, ma costa davvero troppo. E sì, prima o poi andrò a comprare qualcosa. Sei in ritardo per la lezione, ragazzo. Non conosci le regole dell'Accademia Studiorum? Sto parlando con te, ragazzo. Ti consiglio di non farmi arrabbiare. Adesso siediti e presta attenzione. No. Vedete, se parliamo con i ragazzi ci dicono che il fantasma ha fatto loro una maledizione per il quale loro non si possono più alzare dalla sedia. Ti ho detto di sederti, ragazzo. Osi forse disobbedire a un mio ordine? Non essere indisponente con me, ragazzo. Stai al posto tuo, mi hai capito? L'indisciplina non è tollerata all'Accademia Studiorum. Se cercavi guai, li hai trovati, ragazzo. Sono il professor Severino Severrimus, fondatore dell'Accademia Studiorum, e devi fare ciò che ti dico. L'educazione e l'insegnamento sono fondamentali per la corretta crescita dei fanciulli. E quando mi imbatto in un alunno che non vuole capirlo, non esito a punirlo duramente. Ora, ragazzo, è arrivato il momento di iniziare la lezione. Disciplo, Disciplos. Allora, doppio rischio. Accelerazione. Lui ha degli incantesimi molto molto forti, quindi secondo me vale la pena usare Monomagia Plus, che riduce il danno degli incantesimi. Appunto. Sono due incantesimi che uso, Super Gelo e Super Electron, che è fortissimo. Ciò che ha di forte questo boss è che, vabbè, come tutti può attaccare due volte per turno, può aumentarsi la tensione, anche più di una volta. E praticamente gli attacchi così forti che praticamente non è difficile che one shotti qualcuno. Cioè, quando si aumenta la tensione è quasi sicuro che one shotta qualcuno che non sia il tank. Lei usa specchio riflesso che riflette tutti gli attacchi magici dei nemici. Qua Rein quasi mai attaccherà. Sarà prevalentemente un curatore e darà le resistenze. Sarà un secondo sacerdote, diciamo. E ogni tanto fa scudo umano. Questo è uno dei suoi attacchi più forti, raddoppio mostruoso. Super Electro. Oh, la cosa migliore che potrebbe capitare è aumentare la tensione Super Electron su Paola, così se lo riflette.
Debilis. Cura te stesso. Anche se non è abbastanza, ma almeno puoi sopravvivere. Cazzo, ho attaccato per primo. Forse Rosa muore. No, ok, aveva monomagia plus. Che culo. Non siamo abbastanza veloci se è potuto succedere una cosa del genere. Dobbiamo usare di nuovo accelerazione. Rosa dovrà sempre attaccare prima di... del nemico, sempre. Non dovrà succedere un turno in cui non succede una cosa del genere. Forse riesco a tirare avanti senza usare il colpo di grazia. Aia. Ok. Gridatore. Super gelo. Tu puoi curare Myra, anche se non è abbastanza, però perlomeno rischia di meno per questo turno, cioè. Che culo. Ok, ha perso un turno. Ok, ha perso mezzo turno, diciamo. Ok, adesso Rosa cura Mylor, Rein cura Rosa, vaffanculo. Ma dai, due di fila me ne ha schivati. Ma cos'è? Me ne ha schivati due di fila, non mi è mai successo. Proviamo a fare scudo umano su Mylor, anche se boh, non è che sia una cosa... Poi curiamo Rein. È un modo per tenere sicuro sia Rein che Mylor. Fanculo. Su Paola? No. Se lo faccio su Paola glielo riflettiva. Allora. Cura Mylor. Ah, colpo di grazia. Allora, no. Difendi Paola. E tu fai il colpo di grazia. Non so neanche bisogno di difendere Paola. Ok, questo colpo di grazia è davvero un toccasana. Abbiamo tutti prendi tutta la vita. No, non doveva difenderla. Cazzo, avrebbe riflesso. Anche se hanno perso molta poca vita, comunque li curo. Non ho più idea di quanta vita abbia. Ha perso le... il bonus di attacco, di doppio rischio. Uno l'ha schivato però. Allora, vorrei fare doppio rischio. No, non in questo turno, perché ho troppe cure da fare. Mi mettiamo accelerazione, perché Mylor non ce l'ha più. Anche se... No, secondo me posso fare doppio rischio.
Così. Non super difeso, sono. No, forse sarebbe stato più intelligente che Rosa curasse Paola. Sì, perché Ryan attacca per ultimo, ha fatto una minchiata. Sì, ho fatto una minchiata. Allora, predatore, porta Gimaro, tu cerchi di far Lazzaro. Anche se ha una bassa probabilità di funzionare. Ok, se adesso la riammazza mi incazzo. Non dovrebbe morire solo di Supergelo. Ok, siamo tutti vivi. Perlomeno. Secondo me ha poca vita. Ha qualche. Occhio per occhio. No, no, cazzo. Attacca. Che cazzo faccio? Ah, sicuramente Ryan qua deve fare. Come si dice? Scudo umano su qualcuno. Direi su Paola. E tu curi Ryan. Vaffanculo. Qua c'è bisogno di un bel miracolo. Eccolo. Ve l'avevo detto che era impossibile che ce la facesse senza la morte di qualcuno. Però boh, ce l'abbiamo fatta. Già questo è tanto. Perché secondo me siamo un po' sottolivellati per questo boss. No. Senza di me, indisciplina, pigrizia e ignoranza regneranno supreme nell'Accademia Studiorum. Oh, la mia testa. Questa è l'ultimo frutto che ci mancava. Ma allora ha tenuto un frutto. Dove mi trovo? Ah, sono nella mia aula, non è vero? E voi, amati fanciulli, siete senza dubbio studenti dell'Accademia Studiorum? Come mai siete così tristi? Oh, ma che ci ste piglia in giro? Siamo tristi perché ci hai rapiti, brutto fantasma che non sei altro. Devo andare al bagno, non resisto più. Mi scappo, non ce la faccio, devo andare subito al bagno. Quando è ora di ricreazione? Non ci vedo più dalla fame, devo mangiare qualcosa. Io vi avrei rapiti? Ma davvero? Sì, ora ricordo. Vi chiedo scusa, fanciulli, ma temo di aver perso la testa. Credevo di agire per il vostro bene. Volevo solo che riceveste la migliore educazione possibile. Siete brillanti, vivaci, intelligenti, ma non vi impegnate nello studio. Siete indisciplinati, non rispettate gli insegnanti. Così, mentre mangiavo un frutto, espressi il desiderio di riuscire a trasformarvi in studenti modello. Il mio desiderio di disciplina, però, si è dimostrato eccessivo. Non so perché, ma credo che sia colpa di quel frutto. Mi scuso con voi, fanciulli. So di aver sbagliato. Per fortuna mi hai aiutato a comprendere il mio errore, ragazzo. A proposito, qual è il tuo nome? Milo ha detto? No, non l'ho detto, ma. Me l'hai letto nella mente, però vabbè. Sei lo studente più coraggioso che abbia mai frequentato l'Accademia Studiorum. Ora che ho visto la qualità degli alunni che l'Accademia è in grado di formare, posso tornare al mio riposo. Cioè, io sono studente modello perché ti ho riempito di mazzate, questo mi stai dicendo. Che non sono neanche uno studente, mi vedi che ho l'armatura e una spada scudo, come faccio a essere uno studente, dai? Ah, vedi che tipo, oh, capisco che la scuola si deve studiare, ma rapire studenti per insegnare disciplina mi pare eccessivo. Avete sentito? Ha detto che siamo brillanti, vivaci e intelligenti. Troppo forte! Ha ragione. Potremmo diventare persino più in gamba di quanto siamo adesso se ci impegnassimo un po' nello studio. Reazione completamente normalissima. Tutti gli studenti qualunque studente reagirebbe così. Ehi, posso muovermi! Sono libero di muovermi, evviva! Ora posso finalmente andare in bagno. Grazie dell'aiuto, amico. Sei stato grande, ci hai salvato tutti. Vedi che forte, oh. Grazie, Mylord, ti devo un favore.
Direi che i ragazzi hanno compreso il messaggio del professor Severimus. Il caso è risolto, ispettore Mylor. E con questo abbiamo recuperato tutti e 7 i frutti. Direi che possiamo andare a portarli all'osservatorium. Per tornare indietro, vai all'albero azzurro vicino all'albero. Sì, lo so. Quindi tutti gli studenti sono stati ritrovati e stanno bene. Questa è una splendida notizia. Ah, mi sento risollevato. E così il responsabile della spedizione era il professor Severimus. Allora temo di avere anch'io la mia parte di colpa. Sono meno severo di quanto non fosse lui, e con me gli studenti sono molto indisciplinati. Severimus deve essersi rivoltato nella tomba. Ma adesso le cose cambieranno. D'ora in poi guiderò l'Accademia Studiarum con più severità di quanto ne abbia usata finora. E tu, esimio ispettore, hai risolto il caso prima che la reputazione dell'Accademia Studiarum fosse rovinata. Come dici, non sei un ispettore? Non importa, ciò che conta è che il caso è stato risolto brillantemente. Quindi, esimio ispettore Mylor, ti meriti il giusto compenso. 3.000 monete d'oro. E non mi sbagliavo, sei un grande detective, ispettore Mylor. Oh, a proposito, i docenti che insegnano a usare diversi tipi di armi sono appena tornati dal corso d'aggiornamento. Se vuoi migliorare le tue capacità con i vari strumenti d'offesa, puoi chiedere loro di darti qualche ripetizione. Sì, adesso in giro per l'Accademia Studiorum si troverà un insegnante per ogni tipo di armi, più lo scudo, che tecnicamente non è un'arma, ma c'è l'insegnante dello scudo, e anche gli insegnanti per la lotta a mani nude, cioè. E niente, ti danno una missione se hai un livello di abilità con quel tipo di arma abbastanza alto. Mi sembra che ti diano una se hai il livello 40 con le armi. E poi quando la superi ti danno un'altra se hai il livello 100 con le armi, che è il massimo. Ah, cazzo, ma è ancora morto? Risuscitalo. Io non so se farò queste quest. Dubito, francamente. Come ricompensa ti danno oggetti, insomma, ti danno oggetti vari che ti aiutano. Mi ricordo che tipo per la spada ti danno una skill che puoi usare solo con la spada, che però costa un fottio di mana, ma è stupenda esteticamente. Mi sa che farò la quest mentre non registro e vi farò vedere la skill perché è davvero troppo bella. Merita. E che non la userò mai perché tipo, oddio no, mi sa che Milo non ha neanche abbastanza mana per usarla. Vabbè. Però anche Rani può usare le spade. Posso farlo usare lui. Qua c'è questo diadema da studioso che costa un occhio alla testa. In alternativa posso prendere la gonna magica, ma io onestamente preferirei il diadema da studioso. No, vabbè, dai, prendiamo la gonna magica. Aspetta, però c'è qualcosa che possiamo vendere. Bam, possiamo vendere un po' di roba, possiamo prenderci il diadema. Quanti minuti siamo? Ah, cazzo, volevo farvi vedere la prossima cutscene che è molto molto bella. Vabbè, la facciamo vedere la prossima parte, così mi tengo un po' sulle spine. Diadema studiosa, abbiamo detto. La diamo a Rosa. Perché se la diamo a Paola ci perde forza magica. Vediamo come le sta. Mi sa che non l'ho mai comprato sto. Che bello! E la bandana che aveva lei. La bandana che aveva lei, vediamo a Milo. Ah, che figo! Si intonano col colore dei capelli, tra l'altro. Boh, vendo un po' di roba perché chiudo la parte qua. Sì, va bene. Il metodo di ferro. Questo qui ce l'abbiamo da. Tipo da quando è diventato gladiatore Mylor. Sì, anche prima forse. Giacca dell'Accademia, che è l'oggetto più inutile del gioco. Boh, credo che serva per fare una quest, però cioè, onestamente. Ah, questo è l'unicum, è l'oggetto che abbiamo trovato, ma non ci siamo equipaggiati. Dopo lo do a Paola. Anello della chiarezza lo devo dare a Raina. Allora. È un guanto che si equipaggia a una mano sola. Vabbè, qua non si vede, però. La mano destra c'ha il guanto, la mano sinistra non si vede ma è nuda. Qua. Ah sì, l'anello. Dà la stessa difesa della cassa di drago, però in più ti protegge da Illusio. Che boh, è meglio che niente. 20, equipaggiamento. Quanto oceanici li vendiamo?
creste di drago la vediamo. Ok. Temo qui la parte numero 26 del Let's Play di Dragon Quest 9 Sentinella del Cielo. Se il video vi è piaciuto cliccate il pollice che mi trovo verso l'alto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.